Siamo nell'Aula Magna all'Università di Siena, oggi la cerimonia del tocco, oggi la cerimonia che ha cambiato la vita di tanti ex studenti che qua hanno fatto la loro carriera universitaria e che diventano professori. Abbiamo visto dei volti pieni di gioia, di emozione, e l'emozione davvero è la felicità di questa comunità accademica si respirava all'interno delle mura di questa grande, antica e importante università che è quella di Siena. E beh, è bello perché abbiamo concluso nel momento più bello, cioè quando si aprono le porte a oggi 90 professori ordinari, associati, ricercatori, più i 34 l'anno scorso fa 124. Io avevo detto un paio di anni fa che sarebbero stati 120-130 ed è questo quello che è successo. Sono molto contento perché abbiamo risanato, abbiamo rimesso a posto i conti, ma c'è anche tutto uno sviluppo che queste persone più giovani sicuramente cureranno. Abbiamo un ottimo rettore appena eletto, quindi tutte le condizioni per far bene nei prossimi anni. Per questo traguardo desiderato da una vita e oggi giustamente celebrato, e quindi oggi si pensa solo al bello e solo al divertimento. Sì, indubbiamente un risultato che solo qualche anno fa sembrava veramente sperabile e oggi è veramente il successo di tutta e tutta la comunità accademica, di tutti noi. È una giornata da ricordare perché per me ha voluto dire 30 anni veramente di lavoro, di sacrifici, e oggi è una grandissima soddisfazione e la voglio dedicare veramente ai miei familiari, ai miei colleghi. Ho qui una collega speciale che è Silvia Casini, che veramente a cui devo dare tanto merito di quello che ho raggiunto. Questo giorno è importantissimo e lo dedico sicuramente a tutta la mia famiglia, a tutti i docenti che mi hanno insegnato e da quali ho ovviamente acquisito la capacità di poter occupare questa posizione in questo momento. Oggi è un giorno da ricordare perché formalmente si suggella, poi è un passo importante della nostra carriera e è un modo per sentirsi ancora più uniti alla comunità dell'università. Questa è una festa, è una festa.